Al volo la rete di Davide Romiti. Palla viene data indietro a Romiti, potrebbe lui piazzare la bomba prima che arriva l'avversario. Posizione 1, Castello, 0-2. Marash, attenzione che è solo, prova a chiuderlo, prendiamo l'espulsione. Va via ancora Caponero, ed è il secondo, fallo, e c'è il gol di Migliaccio. Ancora la palla va girata al meglio, Castello, centrale Iula. Posizione 5, pallone sporco, sta rientrando l'uomo, prova il tiro, il gol di Castello, doppietta per lui. Salerno che prova a recuperare il doppio svantaggio. Siamo scesi sotto i 3 minuti, attenzione, ancora l'espulsione, va via Iula, saranno pesantissime queste espulsioni, attenzione, posizione 1, libero il gol. Seconda espulsione per Iula, attenzione. Abbiamo già due uomini con i falli e questo è il gol. Gallozzi va a pareggiare a 6-0-8, 3-3. Gravanago si era fatto passare avanti, Checchini ha dovuto rimediare con il fallo. Ancora una opportunità con l'uomo in più, Scotti Galletta, e poi c'è il gol. Il gol è di Marash. 4-3 Salerno, ha messo un tempo e mezzo il Salerno per andare in vantaggio, 10 secondi per gestire la palla, Andrea Muneroni, la palla deve arrivare, eccolo, è il gol di Romiti, calcaterra, è troppo spinto laterale, Castello, è il gol sotto misura di Romiti, Davide Romiti, gol in superiorità, ancora una deviazione volante, al centro della difesa, gli tocca subito Saviano, centro buon avversario, ancora Saviano che si libera di Ballarini e andiamo in rete per il Salerno che dovrebbe, essendo il più piccolo, nuotare alla meglio. Scotti Galletta, la bomba e gol. L'opportunità del gol la sprechiamo così. Rimane anche indietro Romiti, concede l'uomo in più agli avversari. La palomba e gol. Perillo in palombella. E bisogna andare a recuperare, adesso c'è Gravanago che attacca. Dentro c'è Checchini. Checchini ancora il pallone fuori. Gravanago ancora all'attacco della palla. Attenzione a Checchini. E c'è il gol del Salerno con Pica. Se Andrea Muneroni può scendere in posizione 1 e solo, può affondare, c'è Scotti Galletta in diagonale, dai, il pallone, c'è il gol di Andrea Muneroni con una grande papera di Noviello. Perillo, Bisciola, la rete di Perillo a 5.47, ancora il gol. 10-6, massimo vantaggio, sempre avanti, poi pari, sul 4 pari, sempre doppio centro avanti, però non riusciamo. Andrea Muneroni, palomba e la rete di Andrea Muneroni, il capitano. Abbiamo 2 gol da recuperare all'inizio del tempo, siamo scesi almeno 4, adesso sono 3-2 adesso, con Romiti, Teppin, il quarto gol per Davide Romiti, nessuno ha aiutato su Pica, per cui c'è la possibilità per la squadra di casa che può chiudere portandosi ancora sul più 3 la gara. La palla dentro, Paravisciola ha parato, attenzione, e poi c'è il gol sulla respinta di Migliaccio. Ancora Gallozzi su Romiti, i due numeri 9, guardate che lotta, Checchini, la palla è dentro. La palla è dentro. 11-9. Seguiamo intanto questo uomo in più del Salerno. Può manovrare per il più 3. Adesso il gol. Scotti Galletta dal centro. Fa il più 3 per il Salerno. Castello.
difficoltà con Gallozzi, adesso è Romiti che gioca fuori, dietro c'è Andrea Muderoni e Moracchioli, pallone fuori per Checchini, ma siamo ancora lontanissimi. Checchini rimane lì con la palla in mano, Romiti riesce a recuperare il pallone, Romiti può fare l'alzo e tiro, può fare l'alzo e tiro, è il gol di Davide Romiti che ha il suo quinto gol, due gol da recuperare, 25 tiri in porta, 25 tiri in porta in 30 minuti, la palla è dentro e c'è l'espulsione a favore, espulsione a favore di Moracchioli e quindi del Civitavecchia, mai un rigore. Castello, Checchini, palla che arriva a uno ma non tira, palla ancora a Castello, la palla dentro, è il gol Moracchioli, è il gol a 2-0-3. Però. Avanza Salerno all'uomo in più, la palla del più 2, ancora una espulsione di Ballerini, attenzione il tiro al gol, Pasca sfrutta la superiorità, torniamo meno 2, Salerno, ancora Pasca, tiro e gol. Migliaccio mette fine a questa gara, 14-11, si infrange qui sul tiro alto di Castello e sulla rete in superiorità di Migliaccio, sulla rete di Migliaccio, le speranze rosso-celesti di una partita iniziata benissimo, poi persa, poi ritornata avanti, poi praticamente persa in quel centrale del secondo tempo col 4-0 tra secondo e terzo tempo, poi recuperata due volte sul meno 1, ma ovviamente la coperta è corta e questo poi alla fine si sente.